Yugi a tutti quell'anti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, questa volta con un player di ricca incredibile. No ragazzi, non è Jessica Robinson, ve lo dico, io ho provato a contattarla, ma non mi risponde. Ho dovuto ripiegare su Marco Parenti, che ha fatto top 16 all'europeo di Yu-Gi-Oh! Quindi, risultato di tutto rispetto. Ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jokestore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, ovviamente, facciamo entrare l'ospite. Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Parenti del team Duelli, del team Armageddon Duelis Gaming. Ho fatto top 16 all'europeo con Ricca su Avalon e quest'anno questa è la mia terza top. Ho fatto top 32 al nazionale e top 32 al YSS a Lione e ho perso l'anno scorso la finale del nazionale italiano. Vabbè, niente, non entrerai nella storia di Yugi, mi dispiace. Comunque, com'è andato il torneo? Nel senso, che mazzi hai beccato? Ovviamente i primi turni e ovviamente in top. E come mai ti sei fermato? Cos'è successo di tanto terribile? Allora, il torneo è andato bene, ovviamente. Potevo andare ancora meglio, però ho perso per un mio misplay in top 16. Dovevo fare una giocata un po' più greedy, un po' più rischiosa e sicuramente a questo era un top 8. Poi chissà, magari arrivavo top 4 finale, questo non si sa. E niente, il torneo è andato bene, ho beccato un po' tutto il formato, cosa che diciamo mi aspettavo, perché comunque il formato era molto vario, il meta era veramente vario. Mi aspettavo di beccare, dato che un europeo, la prevalenza di Kashtira, di Sprite Light Twin Runic o Full Air Runic, Labyrinth che aveva appena vinto il nazionale tedesco e Branded Drago e anche Ricca su Navron, qualche rogue. E infatti così è stato, alla fine ho beccato tutto, però io ho beccato tipo un solo Kashtira in tutto il torneo, tipo due Light Twin Sprite, poi ho beccato tipo due Branded, due Flander, un Vanquish, un Hero, ho beccato un Samurai al primo turno e un po' così, cioè ho beccato un po' tutto. Tutto il formato. Sì, nel senso, coraggioso il primo che ha voluto giocare Samurai, senso. Io penso che se poteva andare avanti e faceva top, la Konami a questo giro gli toglieva pure Balestra. Perché... Sì. No, vabbè. Mazzo non so come possa riuscire a giocarlo, infatti anche con me è esploso subito. Sì. Ma parliamo del mazzo. Volevo capire perché effettivamente hai voluto giocare Ricca e da dove hai tirato fuori la lista? Allora, l'ho tirata fuori insieme a Mattia Barzi, un altro grande giocatore di Ricca italiano, che ha fatto top 8 allo scorso nazionale, tra l'altro. E ho deciso di giocare Ricca perché dopo il nazionale italiano, dopo la Banned, io avevo portato Kashtira e secondo me non c'era un'opzione veramente forte, soprattutto andando primo, cioè Kashtira mi sembrava molto indebolito, il go first di Kashtira, una board faceva un campo, un terreno di gioco molto ribaltabile. E altri mazzi che c'erano altre opzioni che potevano essere Branded, che già avevo giocato, e se no potevo giocare Light Twin Runic, ma non è un mazzo che mi piace, ho deciso di non testarlo. E ho testato Drago, il mazzo mi piaceva, ma io non, comunque il mazzo lo ritenevo buono, ma non sono riuscito a impararlo troppo bene. E c'era Labyrinth, ma anche Labyrinth non l'ho preso in considerazione, nonostante secondo me era una buona scelta. E mi rimaneva questo, diciamo, un mazzo. Avevo questa cosa, volevo giocare un mazzo che andando primo fosse veramente forte. E la mia idea, guardando un po' il formato, vedendo un po' il nazionale tedesco, dove infatti a nazionale c'è stata la top 4 di Franco Persano con Ricca su Avalon, io ho deciso di giocare Ricca. E Ricca secondo me era una buona call, nonostante, come dico spesso, oltre Kashtira non c'ha un matchup buono contro nessun mazzo, perché se analizzi Ricca contro Labyrinth non può vincere. Infatti ho perso in Svizzera da Labyrinth. Contro Branded fa veramente fatica, infatti ho perso da Branded, poi comunque però il mazzo fa veramente fatica. Contro Drago anche lì fa veramente fatica, non andando primo, ovviamente andando primo il mazzo riesce a giocarsela con tutto, bene o male, meno con Labyrinth, ma bene male con tutto. Il 90% vinci, raramente ti ribaltano il campo se te apparecchi tutto il tuo campo. E contro Sprite Runic Twin era un mazzo anche quello fastidioso, quindi però non so come il mazzo alla fine riesce sempre a uscire. Anche ieri ho fatto l'OTS, il mazzo comunque riesce sempre a uscirne bene, perché il mazzo è veramente forte, ha delle giocate importanti, ha delle carte forti, e ancora oggi la gente non sa giocarci bene contro, e magari sbagliano a tirare le interruzioni, quindi magari questa cosa un giocatore forte riesce a trarne vantaggio, a vincere, vedi dove magari lo spiraglio per arrivare alla vittoria. Ok, ma
tenendo un attimo in considerazione la decklist di Jessica Robinson, che ovviamente è arrivata prima con Ricca, cambieresti qualcosa o secondo te la tua lista era superiore e nel senso performava meglio? Poi ovvio a quel livello può stare che alla fine una botta di culo in più aiuta, vedi lo spolverino contro Labyrinth. Sì. Io penso che ovviamente la sua lista, innanzitutto complimenti a Jessica, che la sua lista sicuramente era una lista molto forte, valida, se no non arrivava fino in fondo a vincere, con tutta la dose di fortuna che comunque ci deve essere sempre in questo gioco, perché raramente, se no non arrivi in fondo, ci vuole sempre un po' di fortuna. E la lista sua era forte, ma io non la cambierei, cioè il mio main deck secondo me era molto buono, e anche tutt'oggi sto giocando lo stesso main deck e lo ritengo valido per questo formato qua. Incuriosisce la sua scelta di giocare Small World, che è una carta buona, io non sono un grande fan della carta, però sicuramente ha pagato, anche se secondo me non erano quelli i problemi principali del mazzo. Infatti io giocavo Trust di main per aggiungermi magari Spolverino Evenly, mentre lei giocava Small World per andare Curicare e Pancrato. Però secondo me tornassi indietro su questa scelta qua la dovrei testare, ma comunque confermo le mie Trust. Mentre una scelta molto interessante sono le Borea, io giocavo due Borea di main e una Borea di side, comunque è una carta che te puoi searchare, la puoi aggiungere durante la combo, però è molto forte anche partirci, ed è molto forte vederla subito perché comunque è un extender volendo nelle peggiori situazioni, è molto forte millata di pione, è una carta molto forte Borea, ha delle statistiche importanti, può negare se c'ha Regulus, se c'è Regulus comunque è una carta molto forte. Nella tua lista c'era qualche touch particolare rispetto al normale o era abbastanza standard come lista? Allora, secondo me la mia lista era molto standard e c'era il 3x di Trust, come dico, di main, che è un po' insolito, non si vede molto spesso, che è una carta che comunque puoi attivare una volta per turno nonostante sia molto forte, ma secondo me era necessaria perché andando secondo ti dava modo di giocare contro i vari Labyrinth, di giocare magari contro Drago meglio, ti dava modo di vedere quello Spolverino contro la Stira, perché te alla fine non era il problema Rise, ma diciamo più le due tre settate che mettevano di primo turno, e andando primo comunque se ti beccavi un HT vedi Ash, devi comunque mettere coperta un'altra interruzione che poteva essere la trappola di archetipo o l'impermanenza infinita, se ti attivavano un Nibiru comunque ancora meglio, arrivavi ad arrivare a una talent, e o se no se non avevi la mano per giocare sotto quel Nibiru arrivavi a aggiungere una Glamour, a evocare un petalo, a comunque giocare poi con l'Engine Ricca. Quindi secondo me la scelta di Trust a 3 è un po' insolita, perché se vedi due copie non è buono, però credo sia una carta importante, molto forte. Un'altra scelta magari più discutibile, oltre secondo me la mia side, secondo me non era meglio della sua, infatti questo non l'ho detto prima, secondo me la sua side era, non dico perfetta ma quasi perfetta, era veramente una side studiata molto bene a differenza della mia. Volevo giocare due della trappolina a Oi, che è una carta che comunque puoi settare di Trust, ma è comunque una carta che vuoi pescare. La top 64 l'ho vinta di quella, perché l'ho pescata, e una volta c'è quella carta che ti fa come a pointer, guarda la mano, ti scarta la carta, e se a pointer è bandita c'è un motivo, dire che questa è un'altra carta molto forte. Ok, no, più che altro c'è una cosa, mi hai detto che Ricca è forte contro Kashtira, ma a Rysart che te fa macro non dovrebbe darti fastidio, perché Ricca teoricamente gioca da cimitero, o sbaglio? Ricca ha delle giocate da cimitero, però riesce comunque a togliere quella Rise. L'unico problema è se ti fanno lancia proibita. Non lo levi molto facilmente. Devi arrivare a Bengalancer, a Link, è molto difficile. Però se non c'è un lancia proibita, cosa che comunque non era popolare, ma non popolarissima, poi ne ho beccato solo un Kashtira oltretutto. In testing comunque questa cosa mi era risultata pesante di lancia proibita. Te con l'engine Ricca riesci ad arrivare a Concon, a tributargli il mostro, e se soprattutto se non sanno questa cosa, te vai a plassare mentre loro vanno a perdere la loro carta principale, e te nel mentre gli levi la sua carta principale comunque sta facendo combo. E ok, Arisa ti dà noia al cimitero, ma il mazzo non è dipendente dal cimitero, riesce a giocare anche in altri modi. I Ricca non è che sfruttano tutto il cimitero. Ok. Per quanto riguarda invece il livello dei giocatori, com'era? Era abbastanza alto o è stato semplice arrivare in top 16? Cioè, hai rischiato di perdere qualche partita? Sì, ho rischiato di perdere da un Hero, ho rischiato di perdere anche altre partite, sicuramente, ora non ricordo. Contro tipo ho beccato col Pride, ho rischiato tipo anche quella, è stata una partita un po' tirata, però nel senso il mazzo ho beccato grandi giocatori, ho beccato Schlinkerkamp, ho beccato Pierluigi Sorrentino, un mio amico che saluto, ho beccato Lorenzo Roma, che è uno che ha fatto il mondiale, e niente, quindi ho beccato anche il tizio con Samurai al primo turno, che come ci sta al primo turno, anche se sei a fare un europeo, un torneo così grosso, puoi comunque beccare giocatori magari non dico più scarsi ma magari meno preparati, o comunque giocano un mazzo già più, non dico for fun, ma hanno non giocano un mazzaccio sostanzialmente, non giocano il mazzo
per vincere il torneo. Ok, ok. Però sì, il livello è sempre alto, sa fare l'europeo, sa fare la competizione più grossa in Europa di questo gioco, e sai che andando avanti becchi sempre giocatori forti. E per quanto riguarda invece, cioè, l'evento in sé, alla fine, quando fai un evento così grosso, ti ritrovi ad affacciarti con gente che comunque l'italiano non lo conosce, considerando che è l'europeo. È stato difficoltoso comunicare con le altre persone, con i judge, oppure è stato abbastanza tranquillo? Perché comunque immagino che trovarti un tedesco davanti non è semplice comunicare, soprattutto se non conosce il mazzo e gli devi spiegare effettivamente cosa stai facendo. Allora, ti posso dire che quest'anno non ho avuto particolari problemi nel comunicare effetti delle carte, anche se, nonostante il mazzo sia un mazzo uscito da tanti anni, ma comunque la gente ancora non sa che fa, perché ho beccato due persone, tra cui un francese, che non sapeva minimamente effetti dei ricca, e non ho avuto problemi nemmeno nel capire le carte degli avversari, né a interfacciarmi con i judge. Però posso dirvi che per esperienza, tipo l'anno scorso, ho perso un match importante in Svizzera all'europeo, che non ho capito, il judge ha dato 2 minuti aveva dato tipo 2 minuti di extra time, una cosa del genere. Io non avevo capito bene che erano 2 minuti, ma avevo capito che c'era 20 secondi, il contrario, ha dato 20 secondi di extra time, invece io avevo capito 2 minuti e io ho giocato molto più piano. Invece io ho passato il turno, il mio avversario ha fatto una mossa, è andato un battle phase, mi ha attaccato, ho perso il match, perché io non avevo capito che gli mancavano 20 secondi. Era il mio primo torneo all'estero, ovviamente mi sono rimasto molto male, mi sono arrabbiato, questa cosa, ma la colpa è mia. Lui effettivamente aveva comunicato a voce che mancavano pochi secondi, io ho capito 2 minuti, colpa mia, ti puoi arrabbiarti solo con te stesso. Ok, sì, abbastanza. Comunque adesso vorrei parlare un attimo del futuro di Ricca, nel senso, adesso a breve ci sarà il mondiale e effettivamente è uno dei mazzi che dovrebbe performare meglio insieme a Labyrinth, a Sky e a qualche altro mazzo che non è stato toccato, perché tutto il resto è praticamente ingiocabile. Pensi possa vincere la competizione o no? Allora, ti posso dire che per il mondiale avevo una combo molto interessante di Ricca, e secondo me, infatti la volevo comunicare a Jessica, e secondo me Ricca può fare molto bene. Lo vedo come un mazzo da portare, anche se sicuramente c'è un mazzo migliore. Secondo me Synchron sta sopra, è un mazzo molto forte, che se non sbaglio nella ban è da solo Grifone Bandito, che comunque non è un problema per il mazzo, e puoi giocare il Legal Knight dei Brave Token. E sicuramente Ricca, oltretutto in mano di Jessica, sarà sicuramente, spero per lei, faccia bene, che se lo merita, e come tanti altri giocatori dall'Europa che andranno a questa grandissima competizione del mondiale. E lo vedo bene, dai, sono ottimista, spero che possa far bene. Ok, se riesci a spiegare velocemente qual è la combo Ricca per farlo TK, o è una roba infinita? No, una combo, spiego veloce, sì. Una combo non fa FTK, ma quasi, diciamo che riesce a giocare bene anche contro il matchup con tante magie o trappola, quindi avete già capito. Ma il mazzo, diciamo che di engine, riesce ad aggiungersi virus per distruggere magie e trappole. Nonostante Ricca non ci siano piante oscurità, però diciamo che c'è una pianta oscurità che riesce ad aggiungerti virus, aggiungerti tra virgolette, però la probabilità che tu veda virus è molto alta, e attivare virus sappiamo tutti che a volte ti dà un bottone di vittoria. Sostanzialmente poi il mazzo dai mostri non perde, perché mette tutte interruzioni di mostro, vedi principessa, teardrop, hyperiton, se levi magie e trappole puoi ben capire che l'avversario non può far molto. Sì, penso che attualmente negli ultimi eventi i virus hanno fatto veramente dato tanti problemi, e non parliamo del Covid. Sì, e non parliamo del Covid. Comunque, e mentre per quanto riguarda la possibile banned futura, che probabilmente arriverà primi d'ottobre, pensi che possa ittare anche Ricca o no? Perché consideriamo che ha vinto l'europeo l'anno scorso, l'ha vinto quest'anno, comunque c'era anche il tuo in top, adesso al mondiale non si sa cosa può fare, anche se comunque è uno di quelli che è stato intoccato, non so se può rischiare effettivamente una banned. Allora, ti dirò la mia. Secondo me Ricca può finire in banned, ma semplicemente perché ci sono tanti mazzi nel formato. Cioè, ora uscirà una nuova bustina, un nuovo pacchetto, e da questo pacchetto escano supporti importanti a tanti mazzi. Vedi Pureli, Labyrinth, che si mischierà con Unchained, vedi Synchron, Infernoble, Altergeist, altri mazzi nel pentolone. E non so, magari Ricca non diventa il combo più forte, magari, perché Synchron è mazzo, secondo me, mazzo superiore. E vediamo, se devono hittare qualche carta, hitteranno Loci, o che è giallone, o Dryas, il link 1. Il Dryas è veramente una carta forte, e può finire in banned quella carta lì. A uno fa male, sicuramente. No, più che altro perché mi ricordo quando, mettiamolo tra virgolette, nel meta ci stava Dino, che è Mister a 3. Nel senso, non era il mazzo più forte, ma nel momento in cui il meta cambiava perché c'era la banned, Dino tornava su. E lì misto dopo è stato toccato. Non so se Ricca gli possono far fare la stessa fine. Può essere, ora Dino io mi ricordo
ricordo era veramente opprimente, più che altro era quel mazzo che dovevi sempre rispettare, mentre Cedino dovevi sempre rispettare, c'era Mistosauro, era una carta veramente unfair. Ricca è un Ricca, ti dico la mia, secondo me Ricca è un mazzo molto forte, però ha tanti punti deboli. C'è il fatto che non riesca di engine a togliere nemmeno una magia trappola coperta, comunque un limite grosso. Ok. Comunque a mostri piccoli, arrivare a mostri grossi ci mette un po'. Non è Kashtira che ti evoca subito il 2400, che ti minaccia subito con una carta, ti minaccia tutto. Lui deve comunque fare la sua combo. Andando primo ha veramente un going first molto importante. Cioè, più che altro perché puoi veramente rischiare che ti becchi l'HT nel punto giusto e ti spezza a metà il mazzo. Sì, esatto, può capitare. Non mi è capitato per fortuna, ma può capitare. Perché il mazzo a volte ha dei checkpoint importanti, che tirare quell'Ash, quell'impermanenza, quel Nibiru, se te non hai modo di continuare la combo e te passi senza nulla. Cioè non è che hai tante carte di recovery. Diciamo che è tanto forte quanto instabile, mettiamola così. Sì, cioè, ha dei punti deboli, ecco. Okay, tutti sì. I mazzi ora è molto rispettato, sembra la gente sta tornando a giocare anche Droll di main, Ricca perché ha vinto, ma boh, non lo so, il mazzo è forte sicuramente, da rispettare secondo il mio avviso, ma non credo sia ancora il mazzo più forte del formato. Okay. Magari Sprite, Cash, Banded. No, perché parlando anche con Lorenzo l'altra volta ha continuato a dire che secondo lui anche post Banned Cash rimaneva il più forte. Sono punti di vista, secondo sì. Me no, però sicuramente il mazzo è forte, quello non si discute, il mazzo è fortissimo. No, però non era. Secondo me poi dipende. Sono tornei e tornei. Cioè, ogni torneo devi fare la scelta più adatta. Secondo me. E secondo me Cash era troppo rispettato. Tutti sanno cosa fa Cash tira. Tutti sanno giocarci contro. Non so quanto può essere conveniente. No, più che altro volevo capire dal punto di vista tuo, secondo te, qual è il mazzo più forte effettivamente del formato? Forte del formato? Boh, a me piace sbilanciarmi. Vi rendo a dire Branded. Il mazzo andando primo è sicuramente fortissimo, soprattutto a mano a giocatori forti. E andando secondo ha dei problemi rilevanti. Però ha delle carte di engine molto forti. Quindi riesce a giocarsela molto bene. Ok. Sono delle scelte più, diciamo, posso dire, sicure. Sono scelte sicure dove te vai su Sprite, Kashtira, sai che te la giochi con tutti. Mentre un Branded sei più sbilanciato. Ci sono delle partite che le perdi, che non hai modo di. Però è veramente il più forte, l'engine più forte di tutti. E ridendo e scherzando, però è l'unico mazzo che non è stato toccato rispetto a Runic, sì, Sprite e Kash. Allora, parliamo un attimo del competitivo. Nel senso, una persona che attualmente vuole approcciarsi al competitivo grazie a Konami, adesso può farlo, perché comunque uscirà uno strumento con la reprint di Zeus, a parte quella che c'è già stata. È stata la reprint dei Riti e dell'Enchantress. Adesso escono i team con le reprint dell'anno passato. Esce il set del 25esimo. Cioè, parte Trust, ti puoi recuperare tutto. Non dico con pochi euro, però con 200 euro prendi veramente tutto. Sì. E la mia domanda è, tolte le staple, come fa una persona ad approcciarsi al competitivo ed arrivare anche a vincere un regionale? Allora, secondo me per iniziare ad approcciarsi al competitivo bisogna sicuramente giocare tanto. Importante giocare tanto sia sui simulatori online che giocare ad Real, se avete possibilità e modo, andate nelle fumetterie, giocate il più possibile, perché ve lo posso dire io che ho iniziato 2 anni fa a giocare competitivo. In 2 anni ho cercato di giocare ai massimi livelli, sto cercando di giocare tutti i giorni ai massimi livelli per arrivare a giocare nei posti più importanti e nelle competizioni più importanti del gioco. Credo che sia importante giocare sia online che da Real. Consiglio di iniziare a giocare però credo pro, non su Dueling Book, che l'ambiente di Dueling Book, diciamo, è più tossico, la gente è più competitiva, mentre su Edo Pro comunque te hai tutte le carte a disposizione, puoi giocare tutti i mazzi che vuoi. Però ovviamente poi una volta che, come dico, io faccio il local sostanzialmente perché il livello del mio local non è molto alto. Però anch'io ho iniziato giocando con i ragazzi del paese, del mio paese, e pian piano sono andato a fare OTS regionali appena possibile post-covid, e vedi i giocatori forti, se hai passione, se hai voglia, vuoi arrivare a giocare a quei livelli lì, e trovi la scorciatoia, la strada per arrivare a quel livello, a quel livello sostanzialmente. E quindi vi posso dire, giocate tanto, frequentate le fumetterie, frequentate OTS, andate ai regionali, perdete, ma cercate sempre di imparare da quelli più forti. Solo così poi pian piano arriverete a giocare con i giocatori più forti, sempre. Perché ci sono arrivato io che giocavo con degli scappati di casa, non me ne vogliano, fino ad arrivare a giocare con i più forti del mondo. Poi ovvio il gioco è costoso, però io posso dire che quando giocavo a 10 anni mi ricordo di esempio tipo di Cosacco Drago, è una carta che costava 150 euro e te ne serviva 3. Adesso mi sembra che il gioco comunque sia un po' calato a livello, ovviamente costa sempre tanto, però non mi sono ancora trovato a spendere per un 3 per di una carta di extra deck 150 euro. Sì, li ho spesi magari per Prosperity e Trust, però sono carte che comunque non si giocano in tutti i mazzi, e te, a differenza delle entrap tipo Ash impermanenza infinita, Veiler, Spolverino, Called by the Grave, che devi avere per giocare, queste sono carte che per un periodo poi non avevi, poi
poi non possedere. Ad una certa, se vuoi giocare a livelli seri, competitivi, con dei mazzi magari forti, ne so, tipo di Kashtira, vedi Vanquish Soul, sono mazzi che comunque vuole carte come Prosperity, sono fondamentali se vuoi giocare a livelli importanti, perché vai a fare un regionale comunque a Prosperity e fa, cioè, una carta in più molto forte, dico, per consistenza e soprattutto per il going second, sono carte fondamentali, non puoi far senso. Ok, diciamo che il gioco più che essere pay to win è un pay to play, perché comunque sì, comunque devi spendere soldi per poter giocare. Comunque una domanda, hai detto che tipo 10 anni fa, cioè avevi 10 anni, giocavi, cioè c'era sì. Cosacco, e che anno sei? 2002. Quindi 21 c'hai? Anni. 21 anni. 21. Ma com'è possibile che io so del 97 e ce n'ho 20? Può essere. Succede. Io ho sempre avuto 20 anni, da quando avevo 14. Ok, va bene. Oh, Marco, guarda, grazie mille. Mi ha fatto un sacco piacere riregistrare di nuovo l'episodio. Secondo me a questo giro è molto più bellino rispetto a prima. Se vuoi fare qualche ringraziamento, fallo. Mi sembra doveroso. Allora, ringrazio tutto il mio team, l'Armageddon Duelist Gaming. Ringrazio la mia ragazza, che oggi mi ha concesso di essere qua. E ringrazio... Va bene, meglio che non mi sbilanci. No, scherzo, è una battuta. Ringrazio Mattia Barzi in particolare, che mi ha veramente aiutato con la lista. Mi ha insegnato a giocare bene il mazzo. Ringrazio Toto Canne e Fonda, che altri due ragazzi mi hanno aiutato anche loro con la lista. Okay. Basta, sostanzialmente questo. Bene, niente ragazzi, ovviamente vi lascio i link dell'Armageddon qua sotto, quindi se volete andare a vedere la decklist la trovate con tutta anche la spiegazione. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Seguite il canale.